Comunque non so veramente, boh. Che Wolong, sto aspettando Atomic Heart, anche mi sono un attimino fermato perché ho visto che c'è un po' di problemi, ho detto aspetta un attimo. Non è possibile che escono i giochi. Qua potevamo fare il record. Ah, è notte. Sono le 3:40 di notte. Vediamo se mi ricordo come si fa o se comunque capisco come si fa. Poi così tolgo l'indicatore. O meglio, la puntina di quello che è il simbolo. Qua. Lasciate perdere. E là? Ho visto una pubblicità di nuovo di quello nuovo. Menzionano un mondo ancora più grande da esplorare. Perché appunto c'è scritto c'è tutta Hyrule e anche la parte nei cieli, però bisogna capire nella Hyrule che se si fa qualcosa o se diventa più vuota di quella che non viene già adesso, che se diventa ancora più vuota, perché vai così per turismo come stiamo più o meno facendo adesso, perché alla fine. Lì ci sono quei cose lì in cui forse bisogna far passare le frecce, se non sbaglio. In un determinato ordine, credo. C'era un tizio che ci diceva qualcosa. Tipo qua, forse, vediamo. Quello là in fondo. Ah, ma è Mister Suonatore. Le canzoni tutte uguali. Uccio, come sei tenero? Ah, ce n'è più di uno. Il problema è che questi qua richiedono. Penso che richiedono un'arma che noi non abbiamo. Richiedono i martelli, quelle cose lì. Allora. Yashima. Oh, chi dovegna? Di tanto in tanto mi perdo nel valore poetico delle antiche odi. Non farmela sentire ancora perché questi versi in particolare furono vergati dalla penna del mio maestro, volato, ahimè, a miglior vita. L'ultima opera che mi insegnò fu proprio questa. Ti chiedo perdono, temo di averti stancato le orecchie con tutto il mio ciarlare. Anche in questa regione c'è un'ode tradizionale che canta di un eroe che superò innumerevoli prove. Lo vuoi ascoltare la canzone? Ma siamo sicuri che. Cioè, è esattamente uguale. A me sembrava, la seconda volta che l'ho sentito mi sembrava uguale. Adriana, cosa dici? Sono diverse? Oh, sentiamo. Grazie. Fammi solo trovare le tonalità. Fitte le due ruote da una sola freccia. Ok. Prova dell'eroe mostrerà la sua faccia. Le due ruote, nel senso i due cuori. Forse le ruote si riferiscono a queste rocce, ma cosa sarà mai la prova dell'eroe? L'arcano che si nasconde in questo luogo supera anche la mia fervida immaginazione. Spero che il tuo cammino sia sempre illuminato. Ah, ok, forse. La prova dei sacrali. Forse il punto è di trovare due che si riescono a intercettare. Così fai un po' di compagnia con la musica. Che okay, tipo queste non puoi colpire quello là. Questo forse, questo nemmeno. Quindi bisogna trovarne uno.
due che riescono a combaciare, che possono essere infilati entrambi. Quindi nemmeno questi qua, occhio. Allora no. Questi erano due abbastanza distanti, se non mi ricordo. Questo con quello là, magari. Questo no. Questi due nemmeno. Il problema è che qua non mi fa colpire. Non è nemmeno questi. Quei due lì nemmeno. Allora qua è, cavolo, è. Questo nemmeno. Questi qua magari. Questo è questo. Pare che Freccia non riesce a arrivarla. Proviamo. Quasi quasi. E dai. Tutto sacrario da... Eh sì. Probabilmente sarà quello di benedizione. Una specie di... Il ferro a stiro gigante. Con quel colore lì poi. Le frecce le ho perse o... Sono atterrate qua. Ah, ecco qua. Ok. Oh, abbiamo fatto questo. Comunque ritornano nei cieli, mi ricorda un po' Skyward. Oh, Skysword, com'è che era, sì. Poi prossimamente rifaranno una specie col mare di nuovo, una specie di Wind Waker. Ah no, non è una benedizione. Pensieri paralleli. No. Devo farlo subito. Mi aspetto, ma non lascio. Però c'è la possibilità che si blocchi là. No, non c'è, non c'è la possibilità che si blocchi là, quindi. Qua ho copiato io perché vabbè è stato non c'è un forziere, eh? Direi di no. Sarebbe interessante da prendere l'altro. Andiamo a prendere quell'altro che abbiamo visto sul monte qui vicino.
Ma non abbiamo il cavallo. Avevo detto di provare a guardare invece quella dove c'erano le sfere colorate. Quindi magari torniamo sulla torre. E ci buttiamo giù. Niente, qua lo togliamo. Il timbro, ok. Diciamo qua. Oppure appunto è qua. Andiamoli, dai. Tanto il cavallo non serve. Non serve perché è comunque tutta montagna ripida, a quanto sembra, quindi non ci sale il cavallo. Sarei tentato di prendere ancora e completare un cuore di vigore. Perché sennò appunto salta fuori questa cosa. Sarei tentato di prendere ancora il vigore e provare questo. Più che altro per quel motivo lì. Se poi non è così, vabbè, allora andiamo avanti col cuore dopo. Cioè, allora adesso facciamo questo sacrario che boh, è in cima da qualche parte. E così tolgo anche quello lastrone tra il gerudo con la torre là. Dicevo, così tolgo assolutamente il timbro. Poi ci prendiamo appunto porta vigore. Torniamo lì sopra. Proviamo a fare di nuovo la garettina. Se ancora non gli sta bene. Pare che bisogna anche capire dove devi planare, però. Se non gli sta bene, va bene. Ci rinunciamo di nuovo e boh, aspettiamo. Appio. Dai, lì al bordo non ce la fai. Minata. C'è i guanti speciali, adesivi. Andare qua. E magari. Dai. Sta appoggiato nel nulla. Cioè, piccolo bug appunto, ma abbiamo già visto che ci sono anche qua i bug, che tra l'altro quando una piattaforma è assolutamente chiusa come questa dovrebbe essere più difficile, cioè o meglio è più facile correggere, è più facile trovarli. Tanto ognuno ha lo switch, tutti i milioni di switch che ci sono uguali. Non è come su PC che ci sono tanti altri problemi. Ruota spenta. Roba c'è qua sopra. Però, ma cos'è? Cioè, ho trovato il posto più ricco di tutto, di tutte le rule. Grande. Peccato che qua non ci sia un corovo. Sta ancora piovendo purtroppo. Andiamo di là magari, vediamo lì che sembra che ci sia un po' più di piano. Di piano. Non è che qua sopra c'è qualcosa? No.
No, ci sono delle uova. Un vigorino. Però di qua. Si può, che abbiamo sempre la sfortuna, ma non ci serve di camminare, di arrampicarsi. Ok, dovrebbe dare sereno, ma manca ancora un po'. Ma dove andare? Secondo me questo era il migliore. Il posto migliore, ma... Andiamo. No, guarda, quando arriva sembra che quando arrivi ai limiti, ai bordi. Sembra sempre lì, effettivamente. Sembra che il problema sia lì. No. Smesso? Dai, è smesso. Qua c'è di nuovo qualcosa. Un posto curioso questo. Su di qua. Quante mine, eh? E c'è pieno di corvi. Apposito, ma no. Guarda come... Come si dice in... questa è un'ascia, funziona. Intendo dire, ci vorrebbe come... Però comunque ce ne sono un sacco anche a terra, allora prendiamo tutto. Come in Animal Crossing, che dà le pedate agli alberi o giochi simili, no? Magari vieni giù lo stesso le mele. Senza dover per forza impazzire a salire. Allora qua c'è andato l'ascia qua. Più ricco del mondo questo di verdura, frutta. Siamo ancora distanti, eh? Monte Satori, magari c'è qualcosa qui sopra. Provo a guardare il fatto cos'è, cioè le donne hanno, diciamolo, mediamente hanno il dono della parola più degli uomini. E cosa intendo dire? Intendo dire che ogni tanto mi metto a guardare, per esempio ci serve anche un altro gioco che vorrei forse portare per presentarvelo, è in Early Access ed è sempre una roba tipo, che succede? Guardate qua che carino. Un gioco negli Access ed è un gioco appunto tipo un Animal Crossing, si chiama Coral Island. Ah no, non c'è nulla. Però è estremamente positivo, tra l'altro. È carino, c'è tutta la parte iniziale piuttosto lenta perché secondo me hanno sbagliato a...
Cioè, è un villaggio molto esteso, con una grafica molto bella. Però è la fase iniziale è lentissima perché non hai modo di spostarti velocemente. Io non so, adesso sono arrivato a un punto in cui teoricamente sblocco dei punti di teletrasporto, non sono ancora sicuro. Ma ancora non ci siamo, intendo, nel senso. Spostarsi così lentamente nel mondo è una cosa pesantissima che io stesso tra me e me pensavo, siccome sto valutando l'idea di magari progettare un gioco così, poi che non lo farò, vabbè, però volevo studiare un po' questi tipi di giochi e dicevo, quasi, io per esempio non so, farei come scusa, per esempio farei, avete presente che ormai a volte nelle città ci sono i punti in cui con una carta, ok, sblocchi una bicicletta e la riporti a un successivo punto della città che ha sempre quella bici lì, no? Ecco, una roba del genere, una scusa, no? Cioè, possono esserci mille scuse, un tram, vedi che sali sul tram, taglia e sei già arrivato dove devi arrivare. Sono mille scuse possibili. Fatto sta che questo gioco, boh, ha optato per invece i teletrasporti, sembra, ma che boh, dopo parecchie ore di gioco e scarpinata, ancora non ho sbloccato. Dicevo, a parte questo, appunto, stavo guardando questo tipo di giochi. Allora, magari guardo, mi capita di guardare. Mi capita. Oh. Sto sbagliando un tasto. Mi capita di guardare. Questo ce la fa. Sì, prima si distrugge, poi ce la fa. Dai, qua. E di guardare delle serie su quel gioco per vedere gli altri dove sono arrivati, cosa hanno fatto, come l'hanno fatto. E di nuovo che piove, o no, nevica. Guarda che magari io salgo, ma non c'è bisogno, forse. Vedere la minimappa non sembra. Nel senso che qua. Allora, guardo e spesso queste serie qua, a parte alcuni appassionati maschi, le portano soprattutto delle donne, no? Sto parlando di ovviamente serie che sono in inglese. Come mai lì ci sono le ossa? Ecco perché si alzano. Ma perché di solito sbucano dal terreno. Allora, e dicevo, è vero che puoi parlare di quello che starai per fare, ma perché qua dico questo perché in questo gioco un po' mi trovo in difficoltà proprio perché c'è tanta esplorazione, quindi dici come riempi il vuoto? Vabbè, oggi ho cercato di riempirlo con questi aneddoti, però anche qui dico, le donne di solito hanno appunto un dono della parola. Per cui loro si riescono davvero a parlare comunque di qualcosa per tutto il tempo. Veramente, voi guardate questa serie con delle ragazze, a volte spesso non c'è la webcam, per cui non si vede il volto. La voce, vabbè, è piacevole, però non si sa mai, sono. Non so, sono Frankenstein, non lo so. Boh. Di solito se sono carine si fanno vedere, no? Ok, no, aspettate, ma mi sembra un po'. Sono distratto allora, ovviamente, come prima.
Ok. Questo? È legno quello. Quindi se veniamo qua senza frecce infuocate, era meglio girare i tacchi. Ancora questo capolavoro. Immagino che qua la prima cosa che possiamo fare è mandarlo da una parte all'altra. Come? Non si riesce a spostare? Ok, scusa. Prima qua che rischiamo di tirarcelo addosso. Non l'avevo agganciato. Per 3. Che carino quello. Non l'ho preso quello. Ah sì sì no, la cosa silvana lì che non serve a nulla. Adesso questo. Ok, non dobbiamo fare la scala noi. Ok. Quindi noi la portiamo qua, un comodo, se saliamo, lui ci porta lì. Questo come funziona? Questo è il discorso? No. C'è pure un forziere lì sotto. Deve avere qualcosa di importante per... Interessante, questi vengono tutti e due. È un casino. No, non ci credo. Buono. Costruire una scala da qua. No, 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 no.
so, io francamente mi viene il dubbio di lasciarlo lì. Allora, basta così, scusa. Adesso di nuovo questo. Non so cosa ci sia lì, ma anche se fosse un nucleo. Ho già perso troppo tempo. Ok, adesso abbiamo i 4. E lo facciamo come dicevo. Andiamo a Calbarico, come al solito. Nostro punto di riferimento.